I carabinieri della sezione radiomobile delle stazioni centro e capoluogo di Torre del Greco hanno arrestato per incendio Dario Izzo, classe 75, già noto alle forze dell'ordine. La notte tra martedì e mercoledì scorsi ha incendiato quattro auto parcheggiate lungo via Nazionale e via Ponte della Gatta. Senza motivo apparente ha innescato le fiamme con un accendino e alcuni cartoni, lasciando questi ultimi sulle automobili, scelte evidentemente a caso. Le vetture sono andate completamente distrutte con le fiamme domate dai vigili del fuoco locali e di Napoli. Grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno seguito a ritroso il cammino percorso da Izzo, lo hanno identificato e in poco tempo raggiunto stringendogli le manette ai polsi. È ora in carcere in attesa di giudizio.